Danilo Toninelli è ministro delle infrastrutture, è la prima volta che lo abbiamo con noi da quando è entrato nel governo. L'ultima volta ci parlava di come stesse raccontando al figlio Leonida, scusi se la prendo da un fatto personale, cosa stava succedendo, no? Per la maggioranza e per il governo che si stava per formare. Stamattina forse gli ha dovuto raccontare qualcosa di più drammatico, no? Come avete dovuto prendere una decisione che forse lei ha preso a cuor leggero, meno a cuor leggero di altri. Sì, buonasera a tutti, buonasera dottor Mentana. Sono stati certamente un fine settimana molto molto impegnativo, dove ci siamo coordinati con il Presidente Conte, con il Ministro Salvini, il Ministro degli Esteri, e penso di aver dimostrato che abbiamo dimostrato una grande serietà. Cioè quello che fino a oggi veniva nascosto sotto il tappeto, che era l'abbandono dell'Italia, un vero e proprio scaricabarile a livello internazionale, di una responsabilità internazionale su un fenomeno enorme come quello dei flussi migratori, noi questo tappeto l'abbiamo alzato. Non abbiamo fatto niente di grave, abbiamo salvato vite umane, 629 vite umane sopra questa nave ONG battente bandiera britannica chiamata Aquarius, perché è la Guardia Costiera, la Capitaneria di Porto Italiana che ha salvato queste 629 persone. Abbiamo semplicemente chiesto, in via ufficiale non si faceva più perché dicono che Malta rispondesse poco o non rispondesse addirittura alle richieste di apertura dei porti per il messa in sicurezza e salvataggio dei richiedenti asilo. Abbiamo chiesto a Malta di aprire questi porti alla Valletta e per farlo siamo stati costretti a dare mandato, io il sottoscritto l'ho dovuto fare, alla Capitaneria di Porto che stava accompagnando l'ONG Aquarius di fermarsi nelle acque maltesi. Perché? Per la sicurezza di queste persone che erano a bordo, perché il porto più vicino e sicuro era proprio il porto di Malta. Purtroppo non abbiamo avuto una risposta, speriamo in una maggiore cooperazione da parte di Malta, ma questa attesa, questa iniziativa, questo pragmatismo politico, sempre con la sicurezza delle persone a bordo, perché ricordiamo che già ieri abbiamo mandato due motovedette con medici e viveri a bordo che hanno verificato e assistito le persone che erano a bordo, comprese le donne incinta e i bambini. L'abbiamo fatto anche oggi e finalmente la Spagna, con un grande atto di solidarietà nei confronti dell'Italia, e speriamo che sia il primo di una serie di atti internazionali di solidarietà, si prenderà carico di queste 629 persone che anche stasera in questo vertice qua a Palazzo Chigi stiamo coordinando e gestendo per fare al meglio nel più breve tempo possibile. Se non fosse possibile arrivare a Valencia per ragioni di mare, di difficoltà, voi sareste disposti ad aprire in via così emergenziale i porti italiani per far approdare la nave? Ma qua siamo in un ambito di diritto marittimo internazionale. La Spagna ha fatto pervenire nelle vie ufficiali una richiesta ad Aquarius di accogliere i 629 migranti richiedenti asilo e noi attraverso la Marina Militare e la Guardia Costiera accompagneremo Aquarius a Valencia, ed è una cosa che potremo fare penso in pochissimi giorni. La cosa fondamentale è che già domani mattina manderemo una vedetta della Marina Militare con altri viveri e medici per continuare ad assistere queste persone. Cosa avete deciso? Cosa accadrà da domani a una nave che fosse nelle stesse condizioni? Allora, abbiamo ragionato sia nel brevissimo termine che nel breve e nel medio termine. C'è veramente, chiamiamolo, un ginepraio da gestire. La prima cosa che chiediamo è una solidarietà internazionale. Finalmente torna all'ordine del giorno europeo il fatto che l'Italia sia stata e sia lasciata da sola dagli altri partner europei, che giustamente dicono, anche io condivido evidentemente che sono giuste le parole della cancelliera Angela Merkel quando afferma che l'Italia è rimasta da sola. Ora facciamo un appello ai nostri partner europei. Prima di modificare il regolamento di Dublino bisogna agire nell'immediato, nel brevissimo termine, e nel brevissimo termine chiediamo, come ha fatto la Spagna e sta facendo la Spagna, agli altri paesi europei di aprire anche loro i porti, perché l'Italia non può più continuare a gestire i flussi migratori così ingenti. Altre cose da fare sono modificare le normative del marittimo internazionale, cioè io le dico, quando una nave ONG battente una bandiera straniera, non italiana, non ce n'è un'italiana di nave ONG battente bandiera italiana, salva, imbarca i migranti naufraghi, richiedenti
richiedenti asilo, è anche corretto che la stessa nazione battente bandiera si assuma la responsabilità della messa in sicurezza e del salvataggio di queste persone e non invece venga accompagnato, come sempre accade, perché gli unici a ricevere sempre le chiamate di soccorso oggi è la Guardia Costiera Italiana. È importante che non sia più solo così, è importante che si intervenga a livello internazionale e chi interviene per salvare vite umane è straordinario, come sono straordinari i nostri militari della Guardia Costiera e della Marina Militare, lo faccia fino alla fine e non facendosi accompagnare dai nostri militari fino alle coste italiane. E allora, scusa Stefano, so adesso da fonte certa al più alto livello non politico che la nave in realtà andrà come previsto in Spagna, non c'è nessuna possibilità che vada in Italia, mi è stato confermato, quindi quel che si è detto e anche l'allarme che viene lanciato dall'interno della stessa nave deve tenere conto di questa decisione che è stata assunta, immagino, lì nel vertice a cui lei ha partecipato, Toninelli, no? Qui c'erano anche i rappresentanti dei servizi e della Guardia Costiera. Esatto, c'erano anche i vertici. Esatto, dottor Mentana, c'erano anche i vertici militari insieme a noi, si è concordato proprio questo. Una cosa mi viene da dire, mi rivolgo a lei, mi rivolgo ai telespettatori. Un governo nuovo, un governo che grazie, io penso, ad un giusto pragmatismo nella gestione delle problematiche, ha sollevato un problema che ha portato il Presidente del Consiglio spagnolo, Pedro Sánchez, a fare questa apertura e che sta facendo altro. La domanda è: cosa si è fatto fino a ieri? E io penso che oggi possiamo dire che il business dell'immigrazione, della gestione dell'immigrazione sia finito. Chi vuole lavorare nell'immigrazione in maniera legale può tranquillamente continuare a lavorare. Quelli che invece, tipo Buzzi, che affermavano invece che il business dell'immigrazione fruttava di più della droga, devono invece cambiare lavoro. Un'altra piccola cosa mi viene da dire. Ma quei soldi che l'Italia dà nella gestione dei migranti, dei richiedenti asilo, ma questi migranti sarebbero certamente molto più felici che venissero utilizzati nella cooperazione con i loro paesi di provenienza per trovare il loro lavoro e per non farli più partire. L'obiettivo è non far più andare nelle acque libiche quei barconi della morte. Però scusi, intanto questi ci sono in Italia, che cosa facciamo di quelli che ci sono? Perché loro saranno contenti se i soldi adesso li dati alla cooperazione, ma questi sono qui. Questi qua i richiedenti asilo evidentemente già presenti in Italia devono essere ricollocati. Lei sa che il ricollocamento è stata una decisione presa in sede europea, è una cosa che non è ancora stata fatta e dovremo portare avanti. Lo faremo nel vertice del 28 di giugno, ma lo faremo nei dialoghi bilaterali che ci sono tra tutti i ministri, a partire dal ministro degli esteri italiano con i ministri degli esteri degli altri paesi europei. Un'altra cosa che dovremo fare evidentemente è quella di riuscire a implementare i mezzi della Guardia Costiera libica affinché si possano intervenire direttamente loro, i militari libici, per poter riportare nei centri di accoglienza umanitari che ci sono sulle coste libiche. Senta, le devo fare una domanda che non le farà piacere, però faccio il giornalista. Alcuni sindaci, Leo Luca Orlando a Palermo, Luigi De Magistris a Napoli, hanno detto che possono decidere le chiusure dei porti, ma noi il nostro porto lo teniamo aperto, se vogliono entrare da noi, se vogliono arrivare da noi, noi le accoglieremo. Una decisione forte, sia pure una presa di posizione forte, poi senza effetto in realtà reale, che però aveva preso anche un sindaco vostro, Nogarin. Poi Nogarin ha cancellato quel post. Ci può dire cosa è successo e come valuta la cosa? Non faceva un soldo di danno verificare una dialettica interna nel Movimento 5 Stelle su questo argomento? Allora, i sindaci, lei mi insegna, dottor Mentana, che sono le istituzioni di prossimità dei cittadini e hanno un grandissimo senso di umanità. Io ringrazio il sindaco Nogarin, ringrazio De Magistris, ringrazio Orlando, ringrazio tutti quelli che hanno dimostrato un senso di altruismo, di cooperazione e di umanità. Ma non era in discussione, l'oggetto non era la chiusura dei porti italiani, ma l'oggetto politico del governo italiano era quello di parlare
parlare con gli interlocutori partner europei per far sì che loro aprissero i propri porti, perché l'Italia ha salvato negli ultimi anni, dal 2011 ad oggi, più di 600.000 persone, e questo lo ha fatto per, assumendosi responsabilità che non erano esclusivamente proprie, ma erano anche di altri paesi, che a differenza dell'Italia oggi dovrebbero essere in torto e dovrebbero mettersi una mano sulla coscienza e iniziare a fare tanto quanto ha fatto anche l'Italia. Quindi io apprezzo l'iniziativa anche di Nogarin, del Movimento 5 Stelle, ma di tutti gli altri sindaci, e spero, come ha detto stamattina, che questo senso di umanità, di altruismo e di cooperazione sia un virus che si diffonde in Europa. L'ho detto prima che la Spagna facesse questa apertura per accogliere i 629 richiedenti asilo, spero che domani ci siano altri paesi europei, perché è il miglior segnale che l'Europa può dare, perché è un'Europa che mette in comune questioni così delicate e importanti come i flussi migratori, inizia a essere un'Europa da amare di più di quanto non abbia fatto fino ad oggi. Un hashtag migliore non sarebbe stato "apriamo tutti i porti d'Europa invece che chiudiamo i nostri"? Dottor Mentana, qua io non riesco neanche a comprendere la domanda. Oggi noi abbiamo, grazie ad una corretta gestione del salvataggio di vite umane ed è una corretta interlocuzione con gli altri paesi europei, in particolare in questo caso nei confronti di Malta, abbiamo fatto sì che venissero salvate vite umane, che l'Italia non fosse lasciata da sola, come è accaduto in questi anni, all'insaputa dei cittadini italiani, nella gestione di una faccenda che evidentemente, di un problema che evidentemente internazionale, non solo italiano. Quindi non si è neanche creata la condizione di chiudere i porti in Italia. Noi abbiamo chiesto che fossero altri a aprirli, è successo. Continuiamo così, continuiamo non tanto a far valere i diritti degli italiani, ma a far valere i diritti di quei cittadini profughi disperati che abbandonano i loro paesi, perché l'obiettivo, ripeto, è permettere ai paesi da cui scappano di essere paesi in cui si possa vivere pacificamente in serenità. Carlotta Sami, che è la portavoce dell'organismo dell'ONU che si occupa dei rifugiati, le vuole fare una considerazione o una domanda, non so di preciso. No, una considerazione rispetto anche alla positività di queste parole, ma che emerge in una situazione che in realtà ci ha preoccupato al punto anche da, voglio dire, esprimere più volte anche la nostra volontà di essere parte di una collaborazione, di un supporto, perché speriamo che quello che comunque è stato un incidente non vada a mettere, come dire, in dubbio dei principi fondamentali che sono alla radice della ricerca e del salvataggio. Quando si parla di protezione e si parla di vie legali, ci auguriamo che in questa visione ci sia proprio, anzi, un impegno maggiore dell'Italia, e che l'Italia riesca magari a convincere anche altri paesi ad aprire vie legali per l'asilo, perché è giusto, i richiedenti asilo non devono finire nelle mani dei trafficanti, ma ci finiscono perché di fatto non i porti, ma gli aeroporti sono chiusi ai richiedenti asilo, non hanno nessuna possibilità di arrivare in paesi sicuri. Quindi crediamo che in questo senso, e ci auguriamo che in questo senso il governo possa pensare a delle soluzioni importanti di grande solidarietà. Dopodiché alla fine del mese di giugno ci sarà questo vertice in cui ci auguriamo che possa essere effettivamente messa in pratica quel meccanismo di redistribuzione, di solidarietà fra gli Stati, che però ha la necessità di avere alla base un principio di mutua collaborazione, di cooperazione, non di tensione. Questo sostanzialmente rispetto al business, noi crediamo che sì, il business dell'accoglienza, però l'accoglienza, forse va anche detto che l'accoglienza in certi casi in Italia funziona anche bene, e che l'Italia ha iniziato anche un percorso di inclusione sociale i cui frutti vanno anzi portati più avanti in una visione di medio-lungo termine. E ribadisco quello che per noi è un punto fondamentale, cioè uno stop al traffico di esseri umani. Qua bisogna lavorare, e uno dei principali modi per fermare il traffico di esseri umani è aprire vie legali per l'asilo e per l'immigrazione. Questo è un discorso che va fatto chiaramente non solo dall'Italia. L'Italia ha bisogno anche della collaborazione degli altri paesi, però va fatto oltre i confini dell'Europa. Toninelli, d'accordo su queste considerazioni? Ma io le posso
Io sono pienamente d'accordo con questa considerazione e le rispondo con molta semplicità che l'Italia ha fatto, sta facendo e farà la sua parte, ma da soli non ce la possiamo fare. È questa la questione e il fatto che altri paesi europei debbano iniziare, perché se ne sono resi conto tutti, queste 36-48 ore qua hanno rimesso al centro dell'attenzione del dibattito europeo come mai prima d'ora la questione dei flussi migratori che prima erano in capo all'Italia e nessuno diceva niente. Oggi se ne parla. Noi abbiamo bisogno dell'Europa e della migliore Europa. Ripeto, noi la nostra parte l'abbiamo fatta e quando noi parliamo di un premio Nobel alla Guardia Costiera, alla Capitaneria di Porto per i circa 600.000 vite umane salvate dal 2011 ad oggi, a me viene la pelle d'oca da padre di famiglia e vorrei applaudire questi militari che rischiano anche loro la vita per andare a salvare vite umane. Spero che ci siano anche tanti altri paesi che lo possano fare da domani per riuscire veramente ad andare alla radice di un problema migratorio che è enorme. Ministro. E anche Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera vuole fare una domanda a Toninelli. Toninelli, se l'abbiamo bloccata, resta fino alle 2 di notte. Velocissima. Avete parlato del possibile accordo libico durante il vertice? Allora, non posso andare nel dettaglio di quanto ovviamente detto in questo incontro di stasera. Quello che le posso dire è che nell'immediato, breve, brevissimo termine, far ripartire nella maniera giusta, cioè la maniera giusta che c'è stata fino intorno alla metà di maggio, il pattugliamento da parte delle navi della Guardia Costiera Libica, che sono navi italiane date alla Guardia Costiera Libica, torni ad essere effettiva ed efficace per sgravare dall'Italia tutta la responsabilità nei salvataggi dei barconi dei migranti richiedenti asilo. Grazie. Allora, prego, l'ultima domanda a Stefano, che giustamente, se no ha fatto il reggi microfono. Sì. No. Ha ragione. Volevo chiedere, ma Matteo Salvini ha avuto parole di apprezzamento per il predecessore, per Minniti, sulla gestione appunto dei flussi in Libia. È quella la strada che intendete battere? Oppure, perché avete criticato molto i governi precedenti, ma Salvini ha detto anche questo, che era la via giusta quella. Ma io non lo so, il via giusto no, dobbiamo migliorare certamente, dobbiamo fare tanto, dobbiamo mettere insieme tutte le normative marittime internazionali, dobbiamo renderle specifiche, dobbiamo capire e specificare le responsabilità. Oggi non è chiaro chi deve fare che cosa e quando lo deve fare e alla fine chiamano sempre la centrale operativa, il comando generale della Capitaneria di Porto italiana qua a Roma e noi dobbiamo intervenire, siamo i responsabili di tutti i salvataggi. Dobbiamo chiarire alcune cose, dobbiamo fare studiando, lo staff ce l'abbiamo. Abbiamo una grande voglia di lavorare e penso e spero che siamo partiti bene. Dobbiamo migliorare ancora, ovviamente. Ma non c'è anche una partita politica che si è aperta su questo episodio europea, tra due schieramenti, quelli che vogliono gestire la vicenda dei migranti in un certo modo, come il governo spagnolo. Lo stesso Corbyn oggi ha avuto parole di condanna per l'atteggiamento del governo italiano, cioè diciamo quella che è la sinistra tradizionale, e altri governi o altre forze politiche europee che come voi intendono gestire i flussi migratori in un altro modo. Non c'è questa frattura europea? Io non vedo nessun tipo di frattura, anzi la vedo più precedente all'impegno spagnolo di oggi, ma tutte discussioni che vogliamo portare ai tavoli europei in cui io penso che l'Italia tornerà ad andare a testa alta con grande convinzione. Grazie Toninelli. Vabbè, mettiamo abbiamo... nello studio. Grazie. Tante. Grazie.